Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pentiment. Io sono Glacial Sphere ed oggi andremo ad affrontare la seconda parte di questo videogioco molto particolare, come vedete ambientato in epoca medievale barra rinascimentale e appunto disegnato con questo stile grafico molto molto particolare, che ovviamente c'è a chi piace e a chi non piace, giustamente va molto a gusto. Detto ciò, quindi, nello scorso video abbiamo proprio iniziato il gioco, quindi se ve lo siete perso andatevelo a recuperare. Abbiamo iniziato tutto, abbiamo creato più o meno il personaggio, una sorta di creazione a step mano a mano che si procedeva, dove ci venivano essenzialmente fatte delle domande, dovevamo scegliere l'origine del nostro personaggio, cosa aveva studiato, in cosa era bravo, eccetera, eccetera. Ed ora siamo qui nello scriptorium dell'abbazia, perché tecnicamente dovremmo lavorare, siamo dei miniatori, ovvero coloro che creano, disegnano le miniature nei vari manoscritti, e quindi siamo qui per lavorare. Vai! Vi ricordo come sempre però di lasciare innanzitutto un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video a tutte le persone a cui potrebbe piacere questo tipo di videogioco, che mi rendo conto sia una nicchia abbastanza esigua. Salve Guy! Buona giornata, Andreas! Come va la mattinata, fratello Guy? Bene, altri contratti per l'abate. Cosa preferite stilare, contratti o manoscritti? A dire il vero, per me è lo stesso, Andreas. Se l'abate è contento, potrei scrivere il primo capitolo della Genesi fino al giorno del giudizio. L'opinione dell'abate significa così tanto per voi? Dell'abate e del priore? Di entrambi. Sei fortunato, quando avrai finito potrai tornare a casa. Io non rivedrò mai più la Borgogna. Dovrò cercare di godermi al meglio i prossimi 40 anni qui. Allora vi lascio continuare. Ok, triste però sta cosa. Salve, Edoc. Dio ti benedica, Andreas. Come vi sentite oggi, fratello Edoc? Tebei sono. Eh? Tebei sono. Questo è facile. Io sto bene. Ah, parla al contrario. Ah no, è latino? No. Aspettate, cos'è questo? Bravo figliolo, è ancora presto. Più avanti ti proporrò qualcosa di più difficile. Attendo con ansia i vostri prossimi anagrammi, fratello Edo. Ah, ok, anagrammi, ok. Protesa. Ah sì, a presto. Va bene. Salve Piero, eccolo! Eccolo Piero! Il mitico, vediamo se è simpatico come mi aspetto. Andreas, Dio ti benedica, che bello vederti. Buongiorno, fratello Piero. Anch'io sono felice di vedervi. Questo clima non mi piace per niente. Ho le ossa indolenzite. Significa che è in arrivo un temporale. Jörg Gertner, il grosso, dice che se vivi qui 10 o 15 anni impari a sentire l'odore dei temporali in arrivo. Fratello Edo, che è qui da talmente tanto tempo che riusciamo sempre a sentire il suo odore prima che arrivi. Beh, giustamente. Non dimenticare, fratello Guy, la sorte toccata ai giovani che deridevano l'anziano profeta Eliseo fuori da Betel. Betel? Sbranati dagli orsi, giusto? Quando appare quel simbolino lì di fianco al dialogo, vuol dire che lo possiamo dire grazie ad uno dei tratti che abbiamo scelto. Noi abbiamo scelto che abbiamo studiato teologia e quindi conosciamo questa cosa. Sbranati dagli orsi, giusto? Da orse. Ti stai forse paragonando a un profeta, fratello Edoc? Sto paragonando te a un giovane impudente che il Signore, nella sua ineffabile saggezza, potrebbe scegliere di fulminare. Guarda com'è incazzato, tra l'altro, Edoc. Guarda come disegnava un grufognito. Fratello Gui, per favore, mostrate più rispetto nei confronti di fratello Edoc. Vi state comportando in maniera meschina. Calmati, fratello Edoc, sei troppo sensibile alle battute di Gui. Non dire nulla. Di chi prendiamo la parte? Prendiamo la parte di Edoc o prendiamo la parte di Gui? Io non prenderei la parte di nessuno. Beh, l'atmosfera, che mi stanno simpatici entrambi in realtà. Beh, l'atmosfera sembra piuttosto movimentata. Immagino che il priore Ferenc non supervisionerà oggi. Era qui, ma quando ha saputo dell'arrivo di Lorenz Rothvogel, ovvero quel nobile che abbiamo visto nel primo episodio, si è affrettato a uscire come un topolino spaventato. Ferenc sarebbe disposto a tutto pur di fare bella figura con l'abate e i nobili come Rothvogel. È patetico. Tu ostenti gentilezza nei confronti del padre abate e del nostro priore per poi parlarne male alle loro spalle. È vergognoso. Oh, no. Il barone Rothvogel. Il suo manoscritto. Mi rendo conto solo adesso che vorrà vedere il suo manoscritto. Che sciocco. Come ho fatto a non pensarci? È sicuramente per questo che è qui. Infatti è per questo che è qui. Forse, se fossi più giovane e veloce,
non dovresti preoccuparti tanto delle visite dei committenti. Oga inizia a starmi antipatico, però. Qual è il problema? Il barone è un cliente come tutti gli altri. Aspetterà. Guy, un giorno ci sarete voi al posto di Piero, e un giovane monaco al posto vostro, infatti. Comunque, qual è il problema? Il barone è un cliente come tutti gli altri, aspetterà. Ma come? Ma ha detto la stessa cosa? Vabbè. Ha comunque detto l'altra cosa che non avevo scelto di dire. Il barone Rothvogel non è un cliente come tutti gli altri, Andreas. Ha amici molto potenti, tra cui il principe vescovo di Frisinga. Kiresau è già in cattiva luce. Il padre abate non vuole certo attirare ulteriori attenzioni. Beh, poiché il priore Ferenc non è qui, lavorerò il mio capolavoro fino al suo arrivo. Ok. Oh, giusto, mi serve il manoscritto Indermaur come riferimento. Cosa vuoi, Andreas? Salve, Edena. Un libro, il manoscritto Indermaur, il libro delle ore. Sei tutto spettinato oggi. Non hai dormito bene? No, perché vi ho segnata tutta la notte, ovviamente. Bugiardo. Potrei semplicemente avere il libro. Oh, dovrei salire tutte quelle scale. Non puoi proprio farne a meno? Mi dispiace, temo di no. Devo fare riferimento per il mio lavoro. No, di che vi lamentate? Non è il vostro lavoro, no, siamo un po' più carini. Sul serio? Mi fanno male i piedi e le scale sono così ripide. Chiederò a Illuminata di andare a prenderlo. Sono Illuminata! Andreas, ho bisogno di aiuto per trovare un libro e io non so dove sia. No, Andreas ha bisogno di aiuto per trovare un libro e io non so dove sia. Andreas? Sono Illuminata, vorrei prendere in prestito il manoscritto Endermaur. Il libro delle ore. Sì, ho sentito. Ecco qui. Per favore, restituiscilo il prima possibile. Grazie. Ahi, arriva Piero. Eccolo, eccolo, eccolo Piero. Andreas, posso vedere a che punto è il tuo capolavoro? Certo, la vostra opinione è sempre ben accetta. Sì, la composizione è incantevole. Si percepisce uno spirito gioioso nella disposizione delle figure. Anche il contrasto tra i colori è molto bello. Sono pieni di... infatti, aveva scritto tutto sbagliato, sto stupido. Sono pieni e catturano l'attenzione, ma senza sovrastare la scena. Tutto qui? Non mi convince, anche se non so bene perché. È un'eccellenza, è un'eccellente interpretazione del lavoro di qualcun altro. Che cosa volete dire? È tutta farina del mio sacco. È ciò che vogliono i committenti. Fratello, sapete bene che non mi piace fare più lavoro del necessario, infatti. Non sto dicendo che dovresti lavorare di più, ma che la tua impronta dovrebbe essere più evidente nelle tue opere. Non sapevo che ci fosse spazio per me qui. La cosa non mi riguarda. Questo renderà più divertente il processo di creazione di un altro libro delle ore? Un monaco non è certo un esperto affidabile in materia di piacere, Andreas. Ma sì, scoprirai che lavorare risulterà molto più piacevole se riesci a trovare qualcosa che ami nella sua realizzazione. Cosa rappresenta questo dipinto? Novembre. A novembre i contadini conducono i maiali nella foresta per foraggiarli con le ghiande prima della macellazione. Andreas, i contadini qui non sono più autorizzati a foraggiare gli animali con le ghiande nella foresta, ma no. Molti grandi signori abati in tutto l'impero lo hanno proibito. Anche padre Gernot. Che differenza fa? Novembre viene dipinto così. Ma novembre non è così. L'arte è illusione, narrazione, ma nella loro forma più sublime, immagini, queste immagini illuminano un sentiero che conduce alla verità. Per me la cosa importante è che i committenti siano soddisfatti. Non mi pagano per mostrare loro la verità. Sì, ma con la grazia del Signore. Questo libro delle ore vivrà molto più a lungo di tutti noi. Questo continua a sbagliare a scrivere comunque. Quali indicazioni fornirà alle generazioni future che lo vedranno, tra chissà quanti secoli? Qualcuno cercherà un significato più profondo nelle tue linee e nei tuoi colori. Cosa ci troverà? Ma non dare ascolto alle mie opinioni, sono solamente i pensieri di un vecchio monaco. Padre Piero la sa lunga.
Non c'è più posto per gli scrittori monastici. In verità, questa stanza è un luogo fuori dal tempo. Questo pensiero vi rattrista? Perché? Perché a Kersau si ostinano a restare ancorati al passato? Alcune persone, alcuni luoghi, faticano a voltare pagina. Non io. La creazione di libri, di erte, anzi di erte, infatti di arte, non è più competenza dei monasteri. Pazienza. Sempre più persone impareranno a scrivere e a leggere, e in questo modo vedranno la luce della verità. Non credete che possa essere pericoloso se tutti sono in grado di scrivere o leggere qualunque cosa? Penso che ci sarà sempre posto per artisti come voi e fratello Edoc. Non abbiamo citato Guy. E fratello Guy. Dai, diciamolo su, tanto ha già capito che ci sta un po' sulle balle. È gentile da parte tua, Andreas, ma non devi preoccuparti per me. Ho vissuto una vita lunga, una lunga vita, e sono felice di aver servito il Signore. Quando lui mi chiamerà, mi farò trovare pronto. Questo muore durante questo let's play. Ok, passano le ore. Siamo verso la fine del lavoro. Ah, come vola il tempo. Siamo già alla terza. Ho parlato troppo. Devo chiedere perdono per non aver onorato la regola. A presto, Andreas. A presto. Ok, la terza. Dovremmo andare a vedere nel glossario per sapere che ora sia in particolare. No, mi ha fatto cadere. Attenzione, attenzione. L'abbiamo visto quell'oggetto lì, eh? Ricordiamo dov'è? Nel primo episodio l'abbiamo già beccato. Quell'oggetto lì. Cosa sta succedendo qui? Cosa vuoi tu, illuminata? Allora, prima cosa andiamo a vedere qui dietro se possiamo interagire. Non possiamo interagire. Allora andiamo dalla illuminata. Andreas, cos'era quel rumore? Oh, mi dispiace, sono illuminata. Ho fatto cadere della vernice sul pavimento. Poi è entrato il priore Ferenc, ha scritto in uno dei suoi libri, l'ha chiuso con violenza e se n'è andato. Con violenza proprio l'ha chiuso. Avevano tale fretta che credo non si sia nemmeno accorto di me. Ha chiuso il libro con violenza? Mi aspetterei più cautela dal priore Ferenc. Alcuni di questi manoscritti sono molto delicati. Sembrava avere molta fretta. Sospetto sia molto teso perché il barone Rothvogel è arrivato in anticipo. Ecco perché i libri non vanno portati fuori dalla biblioteca, a meno che non sia necessario per le sacre letture o per lavorare nello scriptorium. Siete ancora arrabbiata con me per aver preso in prestito la cronica Clara? Cioè, ciò mi ricorda che ci sono alcuni altri testi che vorrei prendere in prestito. No, facciamo questo. No, la rabbia non è una risposta appropriata a una suora. Ma resta il fatto che mi hai ingannato per farti dare quel libro, senza una valida ragione. Senza valida ragione? Non è valido voler ammirare l'opera di uno dei grandi scribi irlandesi? Uno che ha scritto capolavori la cui presenza abbellisce tutt'oggi le biblioteche di Colonia, Fulda e Magonza? No, non lo è. A meno che non riguardi il tuo lavoro o l'abate lo consenta. Ora, se vuoi scusarmi. Un attimo, perché c'è tanta agitazione per Lorenz Rothvogel? Perché il priore Ferenc è così nervoso? Lorenz? Non sapevo avessi tale confidenza con lui da usare il nome di battesimo. Ad ogni modo, non ho avuto a che fare con lui personalmente, ma il priore e il padre abate, sì. So solo che ha acquistato alcuni dei nostri manoscritti più pregiati nel corso degli anni e ha pagato a sufficienza per aiutare l'abbazia quando ne avevamo bisogno. Che tipo di libri ha comprato? Un mecenate? Un finanziatore? Praticamente questo è Rothvogel? Non ricordo. Ho già le mie di responsabilità a cui badare, però c'è sicuramente qualcosa di losco sotto. Facciamo così, Andreas. Se mi aiuterete a recuperare i libri mancanti, vi dirò ciò che so sul barone. Naturalmente vi aiuterò come posso. Beh, speravo di lavorare sul mio capolavoro, ma direi che posso darvi una mano. Capisco, ma non succede spesso che io sia nello scriptorium e i fratelli non siano presenti. Grazie, è per il bene dell'abbazia. Da dove dovrei cominciare? Dallo scriptorium, dove voi e la vostra corte avete incautamente disseminato tutti quei libri.
Vi dirò quali libri sto cercando, trovateli e riportatemeli. I primi libri sono due volumi dell'Eneide. Copertine rossastre, 14 pollici per 10 pollici, 3 pollici di spessore. Pollici di Innsbruck o pollici di Norimberga? Oh, ho capito di quali libri parlate, sono tra i preferiti di Piero. Li tiene vicino alla scrivania. Cosa? I pollici di Norimberga sono più lunghi. Di che colore avete detto che sono le copertine? Rossastro. Oh, ho capito di quali parlate. Sono tra i preferiti di Piero. Li tiene vicino alla mia scrivania. Non ha diritto a tenerle. Infatti, fottiamoli quei libri. Eccoli qua. Questi testi sono piuttosto durati. Spero che non vi importi. Quei volumi erano già antichi quando Piero iniziò a farne copie. Di quanto tempo fa parliamo? 3 anni fa. L'Eneide non è tra le mie storie preferite, ma capisco perché piaccia a Piero. Enea scelse il suo dovere verso gli dei piuttosto che la sua amante, Didone. Didone. Perdonatemi, non ho mai letto l'Eneide. Pensate che Piero sia attratto dal senso di dovere di Enea? Abbiamo tutti le nostre vocazioni. Fratello Piero prende la sua più seriamente di tanti altri in questa abbazia. Stavate parlando di noi? Anche voi prendete chiaramente sul serio la vocazione che avete scelto. Andreas non ha avuto scelte nella mia vocazione. Poche donne hanno questa fortuna. Avete ragione, ovviamente. Apprezzo che tu capisca quanto limitati siano i nostri ruoli e le nostre scelte. Anche nelle storie possiamo essere solo fanciulle da salvare e sposare, crudeli seduttrici di uomini o megere avvizzite. Come Didone, noi donne comuni non siamo che strumenti nelle storie degli uomini, non siamo protagoniste delle nostre narrazioni. Nessuna donna è esente da tutto ciò, che sia imperatrice o suora, è il nostro destino. Suppongo di aver capito ora perché non amate l'Eneide. È poesia raffinata e per uomini. Ora i libri, per favore. Ok, consegniamo i libri. Grazie. Ora il Guerin meschino. È una copia stampata. Copertina verde, motivo a rombi. Non ne ho le dimensioni nel libro mastro, ma spero che la descrizione possa bastare. Conosco il libro di cui parlate. Fratello Edok lo stava leggendo. Ok, quindi è qui. La bellezza di questo libro nasconde il suo contenuto ridicolo. Mi sorprende che l'abbazia ne possieda una copia. Non la possiede. Appartiene ad Amadea Rusco di Lugano. È un'edizione veneziana molto preziosa. Ce l'ha prestato 5 anni fa. Successivamente è stato perso e l'abate ha ricevuto già 3 lettere a riguardo. Ho visto fratelli leggerlo con gusto. Quel libro non è una lettura appropriata per dei monaci benedettini. Un bambino viene venduto ai pirati e cresciuto come un servo, per poi vivere una vita di avventure corteggiando principesse e partecipando a tornei. Avete dimenticato la parte migliore? Alla fine, Guerrino scopre di avere sangue reale, di essere il figlio di un duca. Regna come sovrano e muore da pio eremita. Cosa c'è di male in questa storia? I benedettini dovrebbero sognare la riconciliazione con Nostro Signore, non lussuriose avventure. Che male può fare? La redenzione le aspetterà ancora quando chiuderanno il libro. Suppongo che abbiate ragione, è un testo più adatto a furfanti come me. Facciamo la redenzione. Sì, sempre, ma devono comunque scegliere la redenzione. Dovremmo forse continuare a peccare in modo che la grazia aumenti? Certo che no. La fantasia conduce alla tentazione. La tentazione ha portato alla caduta di molti uomini e donne. A volte sì, ma libri come questo era sempre la stessa fantasia, non è vero? Morire migliori di come siamo nati. E cosa c'è di sbagliato? Perché un contadino non dovrebbe sognare di essere un re? Non c'è più giudeo né greco. Non c'è più schiavo né libero. Non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Gesù Cristo, sta citando. La parola di Paolo può essere ardua da ricordare quando si soffre a causa della propria posizione nella vita.
Eppure Paolo dice che le donne devono obbedire agli uomini. Anche i Vangeli non possono liberarci dalla schiavitù del nostro posto nella vita. Facciamo questo. Ma è esattamente quello il comando in cui la sua parola è il momento in cui la sua parola è fondamentale. Ma il libro, Andreas, dobbiamo restituirlo. O vuoi che l'abate riceva una quarta lettera? Mi dispiace per i fratelli, ma capisco. Il mio obiettivo non è privare i fratelli dei loro piaceri, ma restituire ad Amadea Rusco un oggetto di sua proprietà, e qui ha ragione. Il libro, per favore. Ok, portiamolo il libro. È rimasto solo un libro, poi sarai libero. Copertina rosso scuro, 8 pollici di altezza, 5 pollici di diametro, 2 pollici di spessore. Cosa? Oh, me lo ricordo, credo che lo stesse leggendo fratello Guy. Eccolo qui. Ora che ci penso, Gui o Guy è sempre stato circospetto riguardo questo libro, come se lo stesse nascondendo. Molto bene, ti prego di portarmelo qui. Di che si tratta, ad ogni modo? Ah, forse avrei dovuto imparare il francese. E questo cos'è? Ma dimmi un po', perché fai così tante domande? Perché non mi dite cos'è questo libro? Perché è un libro pericoloso, Andreas Mahler. Uno che il precedente abate scelse di tollerare nonostante l'ordine papale di distruggerlo. Attenzione. Tre vescovi francesi proibirono il libro. Tutte le copie dovevano essere bruciate. Il suo autore ha condiviso lo stesso destino. Che cosa? Perché? Non lo so, Andreas. Non spetta a me mettere in discussione il giudizio di un vescovo, tantomeno di tre. E prima che me lo chiediate, no, non l'ho letto, ma so che contiene un dialogo tra l'amore e la ragione. Quindi il libro è pericoloso quando è stato proibito? Anni fa. Ah, però. Cosa? Perché? Perché ancora qui? Perché padre Mattias amava i libri, tutti i libri, non voleva vederlo distrutto. Mi sembra incosciente, e aveva ragione, i libri non dovrebbero essere distrutti, anche se il loro contenuto è discutibile. La Santa Chiesa non condivide la tua opinione, è la loro legge che dobbiamo seguire, non le tue emozioni. La Chiesa si sbagliava. Non ho intenzione di discutere con te, Andreas, e padre Mattias non c'è più. Non spetta a me mettere in discussione la decisione del vecchio abate. Ma quando padre Gernot seppe della copia in nostro possesso, volle che fosse distrutta. Il libro deve essere necessariamente distrutto? Nessuno sa che è qui. Mi rifiuto di darvelo sapendo che lo distruggerete. Facciamo questo? Lo so, lo so. Così come madre Cecilia e padre Gernot. Mi rifiuto di darvelo allora. Che cosa? Come sarebbe a dire? E cosa intendi farne? Non lo so ancora, lo nasconderò, lo terrò sicuro. Lo leggerà, diventerà un eretico francese. Dammi quel libro o il nostro accordo salta. Non ti dirò nulla del barone Rothvogel. Considerate le valide ragioni teologiche a favore dell'esistenza di questo libro. Faccio appello al vostro dovere di bibliotecaria di questa abbazia di non distruggere questo libro. Propongo un compromesso, porterò via il libro dell'abbazia, lontano. Sarò già andato via quando padre Gernot ne chiederà altre notizie e se volete potrete dire che l'ho rubato. Dubito che si lamenterà se ho rubato un libro che intendeva distruggere. Non mi piace questa idea, Andreas. Il mio cuore mi dice che è sbagliato. Il mio cuore mi dice che è giusto. Forse può convincere il vostro? Attenzione, formazione da oratore aumentata. E però viene abbassata. Ti sei offerto di aiutare illuminata con riluttanza. Ok. Un po' da capire. Cosa fallimento? Non credo possa accadere. Ah, abbiamo fallito. Cioè, magari c'era una probabilità, era una sorta di lancio di dadi. Non abbiamo altro da discutere, terrò io il libro. Facciamo questo, allora faccio appello al vostro ruolo di bibliotecaria. Il mio dovere è verso Dio e i voti che ho fatto, verso la regola. Ma che dire della regola del bibliotecario? La regola di proteggere i libri? A questo, no, mi sa che allora vince ancora Illuminata. Vedi, convinci Illuminata, abbiamo un punto a nostro favore, ha espresso ammirazione per l'amanuense irlandese Mariano Scotto. Ok,
Però, due punti a sfavore, ti sei offerto di aiutare Illuminata con riluttanza. Aia. Due punti a favore, però, i libri non dovrebbero essere distrutti. Altri due punti a sfavore, hai gridato che la Chiesa sbagliava a condannare il libro. Quindi, 4 a 3 per lei. Fallimento. No, lo hai appena inventata. Allora proviamo a considerare le varie ragioni teologiche a favore dell'esistenza di questo libro. Più valide della condanna da parte di tre vescovi di Parigi? Vediamo. Oh, questo è nostro però, qua ce la facciamo, con Vinci Illuminata ce l'abbiamo fatta. Perché abbiamo formazione teologica che ci dà un botto di punti. Beh, ti sei offerto di aiutare Illuminata con riluttanza un punto a sfavore. La redenzione attende coloro che leggono libri di pessimo gusto, quindi due punti a favore. Hai parlato bene di Paul, due punti a favore. Hai gridato Vergato perché se si sbagliava, quindi due punti a sfavore. Considerate Alberto Magno e Tommaso d'Aquino, menti più grandi o più piccole dei vescovi di Parigi? Qual è la vostra argomentazione, dottor Mahler? Sia Alberto Magno che Tommaso d'Aquino riconobbero il ruolo dell'intelletto nel permettere agli umani di esercitare il libero arbitrio. L'Aquinate credeva che forse, che fosse l'ignoranza, non la conoscenza, a condurre ai peccati dell'intelletto. Anche la conoscenza dell'eresia che corrompe gli insegnamenti nella Santa Chiesa? Perché no? Aspettate, abbiamo fallito? Convinci Illuminata a fallimento? Perché? Perché no? Cos'è il peggio che potrebbe accadere a parte perdere la grazia di Dio? Ah, giusto. Ma dai, ma abbiamo fallito comunque, ma scusa. No, grazie. Hai lasciato l'università volontariamente o sei stato espulso? Non abbiamo altro da discutere. Terrò io il libro. Teniamocelo, teniamocelo. Così sia. Non sei riuscito a convincerla però, l'abbiamo tenuto con la forza, diciamo, il libro. Questa è la campana della sesta. Presto i fratelli si siederanno a cena. Vediamo se Otto è qui in giro e vuole ancora mangiare con me. Credo che stia lavorando vicino alla foresteria, ai piedi dell'abbazia. Sappiamo dov'è, grazie all'altro. Grazie all'altro episodio in cui abbiamo esplorato l'abbazia. Mi chiedo cosa stesse facendo il priore Ferenc con questo libro. Dalla biblioteca dell'Università delle Cinque Chiese. Gli ungheresi la chiamano Pex. Ferenc viene proprio da lì. Dottore in teologia, George di Gran. Un suo amico? O Ferenc l'ha rubato? Eh sì, ma qua. Sembra un testo sull'astronomia, non lo conosco. Che calligrafia sciatta, non può essere opera di un'abbazia rinomata. Scrittura scadente, borgognone? Fiammingo? Non è locale e non è recente. Facciamo così. Questa è sicuramente la grafia di Ferenc. Tra le righe e lungo i margini. Ha annotato il testo per l'università di Pex. Sta annotando il testo per uso personale. Sta annotando il testo per uso personale, sa. In ogni caso, sono commenti approfonditi. Che cos'è? Sembra scarabocchiato. Ferenc non lo farebbe mai. E non ha nemmeno asciugato l'inchiostro. Libra, Capricorn, Aries. Tutti simboli astrologici. Cosa c'è scritto qui sotto? Greco, non ci sono dubbi. Ok, noi infatti conosciamo il greco. Quindi possiamo sceglierlo. Non ha senso. Non è nemmeno una parola, solo un guazzabuglio di lettere. Deve essere una sorta di cifrario. Qual è la chiave? Un momento, anche sulla bulbella che ho trovato ci sono delle lettere greche, infatti l'abbiamo trovata. Bene che si ricordi che l'abbiamo già trovata. Forse sono collegati, ma come? Il cerchio esterno della bulbella è contrassegnato da simboli alchemici, ma questo cifrario ha simboli astrologici. C'è qualcosa che non riesco ad afferrare. Forse lo capirò a tempo debito. Ma lo copierò per usarlo come riferimento in futuro. Bravo, portatelo dietro, sto coso. Ok, vediamo se possiamo uscire. Dobbiamo andare. Dove dobbiamo andare? Ah sì, è vero, nell'abbazia inferiore. Quindi l'abbazia inferiore lo si raggiunge qui dalla chiesa. Passiamo poi fuori di qui. Vedete che ha avuto senso esplorare. Perdere un po' di tempo a esplorare all'inizio. Ora sappiamo esattamente appunto dove è l'abbazia inferiore, qui sotto. Oh, c'è ancora un ragazzino infame. Parliamo a ragazzino infame, assolutamente, Martin. Cosa c'è? Lasciami in pace. Hai dimenticato le parole dell'apostolo Matteo, non fare agli altri. Speravo di rivederti, Martin. Volevo scusarmi per averti chiamato idiota. No, assolutamente no. Pensavo che potremmo parlare un po'. Non abbiamo mai l'occasione, facciamo Matteo.
Non ho bisogno del tuo patrocinio, del tuo sermone, Andreas. Vai via, sono occupato. Che cosa stai facendo esattamente? Pensa agli affari tuoi. Già, hai ragione, non mi riguarda. Sono solo curioso e la curiosità è una virtù. Sei un mascalzone, sempre in cerca di guai. Ti tengo d'occhio. No, aspettiamo ad insultarlo. Non sei altro che un ficcanaso e un chiacchierone. Sparisci. Non voglio più parlare con te. Ma è incazzato. Davvero non vuoi più parlare con me? Salve, Andris. Buongiorno, maestro Mahler. Ah, Andreas, che piacere vederti. Immagino che Clara ti abbia consegnato il mio messaggio. Buon pomeriggio, Andris. Ciao, Otto. Sì, Clara mi ha dato il tuo messaggio. Mi spiace se non ci siamo visti stamattina quando sei passato. Stavo ancora dormendo. L'abate ti lascia fare tutto quello che vuoi, eh? Lascialo in pace, Otto. Ho fame. Preghiamo. Ecco, bravi, pregate. Benedici noi, o Signore. E questi tuoi doni, che stiamo per ricevere grazie alla tua generosità. Per Cristo nostro Signore. Amen. 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 Com'è andata la mattinata? È stata una brutta mattinata. Non ho praticamente combinato nulla e nonostante ciò mi fa comunque male il collo. No, dai, com'è andata la mattinata? Non male, grazie. Io mi sono ferito a una mano mentre spaccavo la legna per sostituire una trave marcia in casa dell'abate. Seleziona l'alimento da mangiare. Ah, davvero? Panni di segale, formaggio di pecora, mandorle. Iniziamo con del formaggio. Non è niente di grave, ma mi fa imbestialire il fatto che l'abate ci dissangui e si aspetti pure di averci a sua disposizione ogni volta che ne ha bisogno. Ora andiamo con un po' di pane. Oh, non è poi così male. L'abbazia mi commissiona un sacco di lavoro. Coniare distintivi da pellegrino non è esattamente un lavoro da fabbro. Ma non mi lamento. Possiamo mangiare qualcosa? Ah no, non potevo andare a prendere qualcosa di loro. Mangiamo anche le mandorle. Ad ogni modo, ti ho visto passeggiare nel pascolo con quel barone, Rottvogel, mentre venivi qui. Che storia è questa? Allora, è qui per supervisionare dei lavori. Credo che voglia spronare il fratello Piero a completare il manoscritto a cui sta lavorando. A quanto ho capito, è venuto a terrorizzare la gente di Tessing e Kersau. No, dai, facciamo anche questo. Non mi piace l'idea che Piero si senta sotto pressione. È troppo vecchio per queste cose. È un nobile. Quelli come lui pretendono che tutti rispettino le loro tempistiche. Proprio come l'abate, il suo lavoro ha sempre la precedenza e al diavolo la gente comune. Beh, questo abate almeno. Padre Mattias era più ragionevole. Il compianto abate era in buoni rapporti con il barone, ma nutriva comunque delle perplessità sul suo conto. Che tipo di dubbi? Dubbi sulla tendenza a fare il cascamorto con le giovani donzelle, tanto per dirne una, ed è un uomo sposato. Otto, questi sono solo pettegolezzi. E non è cristiano diffondere dicerie del genere. Non è solo una diceria il fatto che qualche anno fa abbia pestato quel contadino, il vecchio Running. Possa la sua anima riposare in pace. Ah, l'ha ucciso proprio? Davvero? Beh, io non c'ero, quindi non lo so, ma se l'ho fatto non è certo una persona rispettabile. Mentre venivamo qui abbiamo chiacchierato a lungo, eppure non mi ha detto nulla al riguardo. Ha picchiato qualcuno? Non mi sembra il tipo da fare una cosa del genere. Perché non ci sembra il tipo? Potrebbe benissimo esserlo. E di cosa avete parlato allora? Senza offesa, ma cosa possono avere in comune un nobile e un miniatore? Voleva che gli parlassi del mio lavoro, è affascinato dall'arte e dai libri. Abbiamo parlato di Martin Lutero, dei miei studi universitari e di tante altre cose. È un uomo colto. È riuscito a cogliere le mie intrinseche qualità morali. Otto, no, facciamo della miniatura e dell'arte. Certo, quando è all'abbazia sono queste le sue passioni. A Tassing, invece, si diverte a importunare le ragazze e a tormentare i contadini. E poiché è amico dell'abate, è intoccabile. Questa storia mi fa imbufalire. Invidia e rancore non giovano certo alle nostre anime cristiane, Otto. Non parlo per invidia, Andris. Non è giusto che lui e l'abbazia facciano i porci comodi impunemente. Senza offesa per te, Andreas, non ho alcun problema con i libri dell'abbazia. Voglio dire, io non ho mai imparato a leggere, ma se la gente paga l'abbazia per farli, non mi dà fastidio.
Ok. Penso che le tue parole siano ingiuste. No. Le sue parole sono abbastanza giuste. Gli uomini di chiesa dovrebbero essere i nostri pastori. Quando si comportano da tiranni è difficile credere che agiscono nel nostro interesse. Bravo, Lillo. Ah, 8. Hai saputo che le pecore dei Bauer sono di nuovo fuggite dal pascolo? Sì, l'abbiamo vista. No, ma non mi sorprende. Martin doveva riparare il recinto e probabilmente ha fatto un pessimo lavoro, quell'idiota di Martin. È sempre di cattivo umore e credo che a Tassing non ci sia nessuno più pericolo di lui. Non sa nemmeno come si pugna un martello. Si è sposato ed è diventato padre giovanissimo. What? È padre quel tipo? Eppure non alza un dito per la moglie e il figlio. Come se non bastasse, è un maledetto ladro. E no, Andris, non sono soltanto dicerie. Guardatelo vicino alla foresteria. Probabilmente sta cercando di capire cosa può rubare con il minimo sforzo. È uno scansafatiche nato, ne sono certo. So riconoscere il lavativo a prima vista. E soprattutto quando lo vedi riflesso nello specchio. A proposito delle pecore dei Bauer, la tosatura è sfatta. Ah, che è stata completata. E presto le donne cominceranno a filare la lana. 8. Ho capito, Andris. Non c'è bisogno di stuzzicarmi. Accadrà quel che Dio vorrà. Quindi 8 deve andare a cuccare. Sembra che stia per arrivare un temporale. Ci conviene rimetterci al lavoro. Giusto, arrivo subito, Andris. Oh, Andreas, se hai l'occasione, salutami Eva. Ah, ci trova con Eva. Eva, ottima scelta, 8, bravo. Andreas, smettila. Salutami e basta, senza impicciarti. Sei stato tu a coinvolgermi nel tuo corteggiamento, non ho chiesto io di farti da messaggero. Dai, ma certo. Ora è meglio che torni nello scrittorio a lavorare. Ok, quindi si torna al lavoro. Lavoro con Rediano, e ora ritornare al lavoro. Ok, e qua non c'è nulla. Però posso salire da questa parte per... No, non posso salire, la casa dell'abate è ancora chiusa. Qui c'è ancora Martin, sì. Però non ci parla. Possiamo entrare qui dentro? Però non possiamo interagire con nulla. Tu mi parli? No. Allora proseguiamo di qua. Anche iniziato a piovere. Oh, quanta gente! Matteo! Dio vi benedica, Andreas. Salve, fratello Matteo. Cosa ci fate qui? Pensavo sapeste che, oltre al mio ruolo di sacrista di Kersau, mi occupo anche del santuario di San Maurizio. È il patrono sia di Tassing che di Kersau, quindi è mio dovere assicurare che il suo reliquario sia ben tenuto. Il santuario è curato sempre in modo impeccabile, ogni volta che lo visito mi sento sempre ispirato. Il martirio di San Maurizio è fonte di ispirazione per tutti noi. Conoscete la vita di San Maurizio, non è vero? Certo che sì. Sono stato così impegnato sul mio capolavoro che non ho avuto un momento per informarmi su San Maurizio. Temo di non essere solito ad apprendere la vita di ogni santo in cui mi imbatto. Facciamo questa. Sebbene non sia molto conosciuto insieme alla Chiesa, San Maurizio è il santo patrono sia di Tassing che di Kersau, grazie ce l'avete detto. È giusto che impariate qualcosa su di lui mentre siete qui. Assolutamente. San Maurizio è noto soprattutto per il suo martirio per mano dei Romani. Protesse una città di cristiani dal massacro, ma lui e la sua legione furono decimati. In che senso la sua legione? Significa forse che era un soldato romano? Sì, era un cittadino romano e guidò una legione composta interamente da cristiani in Baviera. Quando si rifiutò di uccidere i cristiani, nonostante fossero traditori di Roma, l'imperatore fece massacrare la sua legione. Nel migliore dei casi, molti dei pellegrini in visita sanno solo questo della sua vita. Tuttavia Tassing venera San Maurizio in quanto fu lui a convertire la città e a salvarla dalla distruzione. Tassing era pagana? Non pensavo che la città fosse così antica, ma lo sappiamo già. San Maurizio venne qui? Esatto. Lui e la sua legione furono bloccati dalla neve su questo passo e gli abitanti della città si rifiutarono di aiutarli. La figlia del capo della città, Sazia, fu mossa nello spirito e si allontanò di nascosto dalla città per convertirsi. Condusse Moritz, credo,
a una sorgente e, non appena fu battezzata, la neve si sciolse rivelando frutti di ogni genere. Maurizio e la sua legione furono salvati da questi doni miracolosi, la città fu convertita e i ribelli fuggirono sulle montagne. E come c'è finita la mano di Maurizio Tassing? Cosa successe invece a Sazia? Anche lei fu martirizzata per la sua fede dai ribelli che abitavano la città. Ora il suo santuario protegge Tassing dal male. Che storia sbalorditiva! Grazie per questa lezione, fratello Matteo. Siete il benvenuto, maestro Mahler. Dio vi benedica. A più tardi, fratello. Salve, Carl. Oh, salve, Andreas. Salve, Carla. Oggi sembri più occupato del solito. Sono indietro nel mio lavoro. Questa mattina sono salito al santuario di San Maurizio per pregare e chiedere il suo aiuto. Sono rimasto così a lungo che la candela che avevo acceso era quasi terminata. Ora devo recuperare. La tua dedizione a San Maurizio è notevole. Oh beh, a dire il vero, ho iniziato ad andare al santuario più spesso solo da quando... Chi? Ah, Elena è rimasta incinta. Sua madre ha avuto problemi durante il parto, quindi faccio visita alla mano di Maurizio e al santuario di Sazia per pregarli e chiedere il loro aiuto. Spero che i santi ascoltino le tue preghiere. Faresti meglio a prepararti per l'arrivo del bambino piuttosto che pregare i santi. Pensi davvero che i santi ascolteranno? Facciamo questo. Non conosci i miracoli di San Maurizio, Andreas? Una volta restituì la mano tagliata a un monaco accusato di essere un ladro. Se può fare una cosa del genere, può anche aiutare Elena. Spero che i santi ascoltino le tue preghiere, allora. Grazie, Andreas. Lo spero anch'io. Ok, a questo punto direi che possiamo andare. Per arrivare allo scriptorium si va da questa parte, giusto? Oh, Volkbert, salve. Che non parli. Con lui ho già parlato. E dobbiamo andare. È vero, si passava dal cimitero. E poi al vecchio bastione. Eccoci qui, rientriamo nello scriptorium. Ah, questa volta c'è anche il capo supremo, guardalo lì. Infatti sono tutti zitti. Fratello Edok, questo lavoro non so da dove cominciare. Spazzatura inconsistente, tratti irregolari. Ti impegni come se volessi vedere questo posto chiuso. Fratello Priore, sto lavorando al meglio delle mie capacità e contesto le vostre critiche. Non sono più veloce, ma ho anche il, ma ancora il mio, non sono più veloce, ma ho ancora il mio talento. Dio sia lodato. Così a caso. Ora va a criticare Gui. E tu, fratello Gui, perché sei ancora su questa pagina? Cosa c'è che non va? Di solito sei così affidabile. Chiedo scusa, fratello Priore. Impegnerò maggiormente il solito lecchino. Piero, non posso crederci. Il barone Rottvogel è venuto a controllare come procede questo. È tutto ciò che abbiamo? Avresti dovuto finire mesi fa. La tua mente è così avvizzita dall'età che non hai notato il passare delle stagioni? Del resto, non sei tu che ne risponderai. Quindi perché dovresti preoccupartene? Tipico. Perdonatemi, priore Ferenc, ma credo che siate stato già chiaro a sufficienza. Per Dio, basta così, Ferenc. State sfogando le vostre frustrazioni su un povero vecchio, ma dai. Andiamo un po' con un pochino di diplomazia prima. Andreas, ti ricordo che io sono il maestro di questo scriptorium, e tu soltanto un ospite. Concordo, fratello priore, fratello Piero lavora con inaccettabile flemma, lecchino di merda. Sei detestabile, fratello Gui. Oddio, dammi la pazienza di tollerare tutto ciò, bravo Edok, diglielo. Vi prego, tutti voi, questo è il mio incarico e me ne assumo la responsabilità. Il priore Ferenc ha ragione. Oh, è arrivato Rottvogel. Eccolo lì. Il barone. Priore Ferenc, è questo il lavoro che ho commissionato? Lo è, vero?
Lo è, mio signore. Posso spiegare? No, no, niente scuse. Dopo essere venuto fin qui, in tutta onestà, mi aspettavo di più. Non è nemmeno lontanamente prossimo a una conclusione, e lo stile è, beh, molto antiquato. Pensavo che le mie richieste fossero chiare. Non vorrei che ci si approfittasse della mia generosità verso Kersau. Sono io lo zimbello di questa triste situazione? Io, no, certo che no, mio signore, mai. Possiamo risolvere la cosa, certo. Il nostro amico desiderio, il nostro unico desiderio è accontentarvi. Ah, Andreas, è un piacere rivederti. Il piacere è mio, Lorenz, vai. L'abbiamo chiamato come con il suo nome. Mio signore, prego. Padre Gernot, perché non lasciare che sia Andreas a completare le illustrazioni? È evidente che ne è capace. Mio signore, sarebbe meglio che se ne occupi il fratello Gui, se la velocità è la vostra No, no, non mi riferisco alla scrittura, quella va bene, ma all'arte, alle illustrazioni. Voglio che Andreas si occupi di quelle rimaste. Ma certo, ovviamente, se Andreas è d'accordo. Se serve ad aiutare il fratello Piero, mi presto ben volentieri a completare l'opera. Oh, beh, abate, io starei cercando di finire il mio capolavoro al momento, ma chi se ne frega del tuo capolavoro? Non ne frega niente a nessuno, dai, aiutiamo fratello Piero. Ecco fatto, spero che questo plachi le vostre preoccupazioni, mio signore. Eccellente. A proposito, padre abate, sono ancora il benvenuto alla vostra tavola per cena? Ma certamente, mio signore. Splendido, vorrei che Andreas si unisse a noi. Mio signore, ho già preso impegni per cena con la famiglia Drucker in città, infatti. Sciocchezze, puoi mangiare con loro ogni giorno, io sono qui solo questa sera. Dunque, padre? Beh, sarebbe piuttosto inusuale. Inusuale, no? Dubito che il mio buon amico, il principe vescovo, mi negherebbe altri ospiti al suo tavolo. Non trovate anche voi? Certamente, sì, avete ragione, è chiaro. Andreas può unirsi a noi per cena. Bene. Ok, l'abbiamo fatto incazzare tantissimo comunque con questo più breve dialogo. Prima l'abbiamo chiamato Lorenz e si è incazzato. Poi gli abbiamo detto che avevamo un'altra cena con i vidici e si è incazzato un'altra volta. Tu, era tutto nei tuoi piani. Hai fatto presa sul barone questa mattina, dopo avergli teso un agguato in città. Oh, andate all'inferno, Ferenc. Perché ve la prendete con me? Cerco solo di aiutare. State superando il ridicolo. Ma sentite ciò che dite? Agiamo sulla difensiva per adesso. Fratello Priore, Andreas non ha nessuna colpa. Il responsabile sono io. Oh sì, lo sei. E hai messo in imbarazzo me, l'abate e l'abbazia. Il Priore Ferenc ha ragione, ovviamente. Non c'è da stupirsi se non riceviamo più commissioni. Guy, riesci a smettere di adulare il Priore per un attimo? Se qualcuno qui è causa di imbarazzo, quello siete voi, Ferenc. Potresti almeno provare a sembrare meno falso quando menti, Gui, infatti. Fratelli! Attenzione, le bibliotecarie. Vi prego, io e suor Edena? O Zdena? Io e suor Zdena? Vi saremmo grate se faceste meno rumore. Sembrava che Sansone stesse massacrando i Filistei qui dentro, oh la madò. Ma certo! Tornate tutti al lavoro, forza! Beh, è stato piuttosto sgradevole, ma non c'è nulla che possa fare al riguardo ora. Finisco il mio lavoro qui e poi vado al lavatorio per ripulirmi in vista della cena con l'abate. Ok. Qualche pagina in più. Cena alla tavola dell'abate. E direi che dopo aver completato in questo capitolo, e appunto prima di iniziare questa parte appunto a cena dall'abate, questo video può finire qui. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se l'avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!